Sei giorni dedicati alle arti, dalla pittura alla scultura, passando per la musica, che si sono conclusi con la consegna dei premi agli studenti dei licei artistici e musicali della Campania. La prima edizione di San Severino Young Art ha avuto il suo clou nell'esposizione allestita all'interno del prestigioso chiostro del Palazzo Vanvitelliano, 150 opere di pittura, scultura, architettura, design, installazioni curate dal gallerista Alessandro Erra e Universitas Sancti Severini. Ci sono delle opere che veramente rappresentano l'arte a 360 gradi. Io amo sempre fare una distinzione tra pittore e artista. Il pittore è quello che, anche quello della domenica, si mette lì e prende un foglio su una tela e dipinge. L'artista è qualche altra cosa, una cosa molto più alta. Ecco, mi sono meravigliato a trovare tra ragazzi di 15, 16, 17 anni ci sono degli artisti. Premiati le volte di Amalfi di Roberto Fiore, Istituto Sabatini Menna di Salerno, l'opera Tormento di Marta Piccioni Formisano dell'Istituto San Leucio e le grazie del mosaico del collettivo di 12 studenti dell'Istituto di Teggiano in provincia di Salerno. Opere che hanno dimostrato impegno e capacità da parte degli alunni, come descritto dal vice sindaco di Mercato San Severino, Enza Cavaliere. Abbiamo tantissime eccellenze e i ragazzi vanno accompagnati, promossi in questo che sono le loro capacità, dar loro la possibilità di esprimersi, quindi questo contesto può essere favorevole in questo senso. La manifestazione ha avuto il sostegno del comune di Mercato San Severino, il cui sindaco è Antonio Somma, poi del liceo artistico Sabatini Menna e della Fondazione Francesco Terrone di Ripa Candide Ginestra. Serata conclusiva nel teatro in cui si sono esibiti i giovani artisti in gara e si pensa già all'edizione del prossimo anno ad aprire al resto del paese. L'obiettivo qual è? Come nasce l'idea di San Severino Young Art? L'obiettivo non è solo quello di creare un'area mostra, quello è un po' il risultato finale, ma quello di creare proprio uno spazio temporale che può essere di una settimana in cui ospitare qui questi ragazzi, creare qui un momento di condivisione fisico, quindi anche con la realizzazione delle opere in tempo reale, e creare, perché no, che probabilmente è quello l'obiettivo più importante, creare una vera e propria contaminazione continuata.